Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, il legame di San Valentino con la sua Chiesa diocesana oggi si rende particolarmente vivo con la presenza delle sue sacre spoglie nella Chiesa cattedrale. Tutti noi qui devotamente raccolti vogliamo rafforzare la consapevolezza di essere la Chiesa di Cristo che ha avuto dalla provvidenza la grazia di godere in passato e anche oggi della testimonianza e della guida di San Valentino, vescovo e martire e testimone dell'amore nell'accezione più alta del termine. Saluto tutti voi, cari fratelli e sorelle convenuti, le istituzioni regionali, la Presidente della Regione, le istituzioni provinciali e comunali, il signor Prefetto, il signor Sindaco, i sindaci dei comuni della Diocesi, le autorità civili e militari, rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese, del sindacato, dell'università. Saluto i confratelli sacerdoti e i ministri vari, fedeli tutti, convenuti della celebrazione dell'Eucaristia, momento culminante della festa del nostro Santo Patrono. Non siamo qui solo per un gesto di deferenza, ma per pregare per le nostre città, per la gente che soffre, per i giovani, per la nostra diocesi e per tutti noi che confidiamo nel patrocinio di San Valentino. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia colpa. E subito la beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, vi pregate per me, Signore Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che nel Vescovo San Valentino hai dato alla nostra Chiesa l'immagine del Cristo Buon Pastore, animandolo di ardente carità fino al martirio, per sua intercessione rendici capaci di annunziare le meraviglie del tuo amore con una vita spesa per il bene dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
ci consideri come servi di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però assai poco di venire giudicato da voi o dal tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
sorelle, la festa del santo patrono San Valentino risveglia in tutti noi, anche nei più tiepidi dal punto di vista religioso, sentimenti di emozioni particolarmente vivi, legati alla storia personale, alla tradizione cittadina, agli affetti familiari e all'attualità della cronaca e della convivenza civile e sociale. Abbiamo lungamente preparato fin nei dettagli la nostra festa, orientando gli sforzi secondo finalità miranti ad accrescere la gioia della collettività, le celebrazioni civili e religiose, il benessere materiale, il sentimento di identità cittadina. In questo momento vorrei proporre all'attenzione comune alcune considerazioni che, a partire dalla parola di Dio, possano aiutarci a ravvivare la vita spirituale e confermarci nell'adesione al Signore, ma anche a mettere a fuoco obiettivi comuni e attenzioni religiose e civili. Il brano del Vangelo di San Giovanni proclamato oggi è fonte di gioia e di incoraggiamento per questa comunità radunata nel nome di San Valentino. Gesù rivela la sua identità profonda, presentandosi col nome stesso di Dio, Io sono, lo stesso che Dio aveva rivelato a Mosè quando gli parlava dal roveto ardente. Nel nostro testo Gesù dichiara per due volte: Io sono il pastore buono e bello. Sì, nel testo è scritto: Io sono il pastore, quello bello. La bellezza che ha la sua massima espressione nella bontà. Pastore buono e bello, rievocando l'immagine di Dio stesso, invocato come pastore di Israele. Il buon pastore è l'opposto del pastore mercenario, che fa questo mestiere solo perché pagato, ma che in verità non ama le pecore. Queste non gli appartengono e non contano nulla per lui. Lo dimostra il fatto che quando arriva il lupo egli abbandona le pecore e fugge via. Vuole salvare se stesso, non le pecore a lui affidate. Al contrario, l'amore del buon pastore per le sue pecore lo porta addirittura a mettere a rischio la vita per difenderle. Quelle pecore che Gesù conosce singolarmente e ama, in quanto sta in mezzo a loro e le custodisce. La passione per il gregge porta Gesù a cercare anche altre greggi per annunciare la predilezione di Dio e renderle partecipi del suo amore. Fuori di metafora, i cristiani, tutti noi, siamo il gregge del pastore buono e bello, destinatari del dono della sua vita, anche quando ci allontaniamo dai sentieri indicati dal pastore e rifiutiamo di incrociare il suo sguardo di conoscenza, di dialogo e di amore. E lo sguardo di amore di Gesù si allarga a tutti gli uomini per i quali egli ha offerto la vita. A prolungare e rappresentare la presenza del pastore buono e bello ci è stato inviato San Valentino, che per 70 anni ha custodito, difeso il suo popolo, per il quale alla fine, all'età di 97 anni, ha sacrificato con il martirio la propria vita. L'esperienza della sua vita e il suo martirio hanno consentito di difendere la vita e la fede del popolo a lui affidato. Valentino, fedele a Dio e consapevole che se avesse ceduto avrebbe tradito Dio e messo a repentaglio la fedeltà e coerenza della sua Chiesa, ha preferito imitare Gesù e dare esempio, testimonianza e forza ai cristiani. Ha dato conferma e autorevolezza al suo insegnamento come custode e guida del popolo,
maestro della fede e padre dei giovani intenti a far crescere e maturare l'amore e la famiglia. Nella nostra città, nella nostra chiesa, Valentino indica e propone al vescovo, ma anche a chi è rivestito di autorità, ai governanti, l'amore per il popolo nello stile del buon pastore e non del mercenario che opera solo per interesse. Anche ai nostri giorni, anche a chi non si riconosce tra i cristiani, il modello del buon pastore di San Valentino è sistema sicuro di successo e di vita. Il popolo sa riconoscere la voce dei veri pastori che lo amano, quelli che ne riconoscono i bisogni, lo circondano di cure, di calore e di tenerezza. Siamo il popolo di Valentino che accoglie la proposta di porre al centro l'amore, quello fatto di sentimenti autentici, di oblatività, di generosità, di promozione della libertà, di rispetto, di servizio alle persone sane e malate, il dono anche della propria vita per favorire e salvare la vita degli altri. Una consegna nobile e alta per una società gioiosa, pacifica, tollerante, rispettosa di tutti, che non ha nulla a che vedere con passioni sganciate dalla nobiltà dei sentimenti, amorazzi di stagione, amori imposti, possessivi, maniere violente, femminicidi. San Valentino quest'anno trova la sua chiesa diocesana alle prese con la visita pastorale. Trova la città con una nuova amministrazione animata da progetti di risanamento del dissesto economico-finanziario e di rilancio. E tuttavia qua e là i cittadini lamentano anche un degrado strisciante come una malattia in alcune parti del suo territorio, del corpo sociale, degrado che corre il rischio di diventare cronico e irreversibile. Saranno le mie impressioni esagerate? Forse. Piazza Duomo e la visita pastorale che da 2 anni sto compiendo alla diocesi sono postazioni privilegiate di osservazione e di conoscenza. La processione quasi quotidiana di persone che pensano di trovare nel vescovo quel santo protettore che possa aiutarli a venire fuori da condizioni di disoccupazione, di indigenza, di ingiustizie, insicurezze, mi lascia triste e sconfortato perché impotente a dare sollievo a tanta povertà, sofferenza e disagio. L'incontro con le istituzioni civili, militari, giudiziarie, le organizzazioni sindacali ed imprenditori, con i centri sociali, i giovani delle scuole, gli insegnanti, i negozianti, le fabbriche, i lavoratori scioperanti, le famiglie, i malati, gli anziani, mi ha dato grande gioia per tanta umanità sana, operosa, desiderosa di progredire nel benessere umano, culturale, civile e spirituale della città. Con tutti cerco di discutere le problematiche della città e le possibili vie d'uscita. Solo a mo' di esempio, per condividere con tutti la preoccupazione per tale criticità, accenno ad alcune emergenze della nostra città, perché in un impegno comune possiamo dare vigore ad una nuova speranza. Vanno incentivati il sostegno e la cura della cultura, patrimonio della nostra gente, della pacifica convivenza, della solidarietà, del rispetto delle persone, dell'accoglienza, dell'integrazione civile e sociale, della partecipazione di tutti al bene comune, con il riconoscimento di diritti e doveri. Sottolineo la preoccupazione a livello nazionale e locale per un inverno demografico foriero di sterilità generalizzata e dell'avvento di una società di vecchi. La disoccupazione, specie quella giovanile, tende ad accelerare tale fenomeno perché spinge i giovani ad emigrare. Le statistiche parlano di numeri allarmanti di giovani che hanno lasciato la nostra terra.
Non possiamo assistere ad un fenomeno migratorio al contrario delle forze più valide e innovatrici dei nostri territori. Va superata la lentezza della burocrazia e della macchina amministrativa, che a volte si traduce in vero e proprio ostruzionismo, quasi una persecuzione che scoraggia a livello nazionale e locale l'avvio di ogni progetto di impresa e di sviluppo della collettività, con mortificazioni in termini di slancio umano e di perdite di risorse finanziarie. Il tema dell'ambiente nella nostra città, al centro di un dibattito aspro e ricorrente, non può essere trattato in termini prudenti, poiché è uno dei problemi più urgenti. La qualità dell'aria, la messa in sicurezza delle discariche, il monitoraggio delle malattie respiratorie e tumorali, la cultura ecologica richiedono un supplemento di attenzione da parte di amministratori, politici, forze di polizia, cittadini, tutti imprenditori. Terni è al primo posto in Umbria per la raccolta differenziata, segno di una cittadinanza attenta e virtuosa, ma per la qualità dell'aria è 24esima nella classifica delle città italiane più inquinate. Visitando le parrocchie si è presi dallo sconforto nel vedere giardini e parchi cittadini in stato di abbandono, dove il vandalismo e la stoltezza di gruppi ristretti di nuovi barbari completa la devastazione. Guardando all'interno della comunità ecclesiale, non posso che ringraziare il Signore per tanta gente buona, cristiani che amano il Signore, pregano e partecipano, vivono la carità. Ma si avverte il bisogno di riscoprire la gioia dell'annuncio del Vangelo secondo le linee e lo stile indicato da Papa Francesco alla Chiesa nella Evangelii Gaudium. Va superato il clericalismo più volte stigmatizzato dal Pontefice per riscoprire i filoni di rinnovamento avviati dal Concilio Vaticano II in attesa di uno slancio più fruttuoso. Vorrei suonare la sveglia per un più forte coinvolgimento e impegno dei cristiani laici perché svolgano la missione di lievito e di impegno politico nella società. A tale proposito è in via di organizzazione una scuola di formazione sociopolitica, di dialogo civile nella società, sulla scia di cattolici e menti illuminate che in passato hanno contribuito al bene dell'Italia. A 100 anni dalla sua pubblicazione, il manifesto di Don Sturzo, l'appello a tutti gli uomini liberi e forti, può essere ispirazione per la realtà odierna. Ho maturato la convinzione che occorre osare di più nell'incontro e nel dialogo con i giovani, sospesi tra passato e futuro. Va abbandonata l'avvilente rassegnazione che ha pervaso sacerdoti, genitori, comunità parrocchiali, accettando di trascorrere le domeniche e i giorni senza la presenza allegra, viva, festosa e innovante degli adolescenti e dei giovani. Il recente sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale, la giornata mondiale della gioventù di Panama e da ultimo gli incontri che ho avuto con gli studenti delle scuole superiori durante la visita pastorale sono segni che i giovani possono tornare ad essere protagonisti nelle comunità cristiane se gli adulti rinnovano la loro vita cristiana e se sono disposti a stare con loro e condividere progetti, gioie, speranze e angosce. Papa Francesco, alla domanda su perché tanti ragazzi si allontanano dalla Chiesa, ha risposto: sono tanti i perché, alcuni sono personali, ma i più generali. Il primo credo che sia la mancanza di testimonianza dei cristiani, dei preti e dei vescovi, lui dice forse anche dei papi. Se un pastore fa l'imprenditore o l'organizzatore di piani pastorali, o se un pastore non è vicino alla gente,
questo pastore non dà testimonianza. Oggi sia la nostra città che la Chiesa ha bisogno di attuare un programma particolare e comune, non indifferente. Il segreto del successo per la sua realizzazione ce lo rivela il Salmo che abbiamo proclamato: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Il Salmo ci presenta uno spettacolo in movimento, una casa in costruzione, la città con le sue guardie, la vita delle famiglie, le veglie notturne, il lavoro quotidiano, i piccoli e i grandi segreti dell'esistenza. Ma su tutto si leva una presenza decisiva, quella del Signore che aleggia sulle opere dell'uomo. Una società solida, la Chiesa stessa, nascono certo dall'impegno di tutti i membri, ma hanno bisogno della benedizione e del sostegno di quel Dio che purtroppo spesso è escluso e ignorato. Col Signore invece si ha prosperità e fecondità, una famiglia ricca di figli e serena, una città ben unita e difesa, libera da incubi e incertezze, una Chiesa stabile e ferma. San Valentino torni in città a distribuire rose, benedizioni, moniti amorevoli e a guarire le ferite di cittadini, istituzioni, partiti, associazioni civili ed ecclesiali, a volte vocianti e rissosi, nell'intento di riportare tutti al dialogo, alla pacifica convivenza civile e sociale, al gusto dell'amore e del volersi bene. Credo in un solo Dio, sulla convivenza pacifica. Noi vi preghiamo.
presbiteri, diaconi e laici, la testimonianza di una fede concreta ed accogliente. Noi ti preghiamo. Gli anziani, i poveri, i migranti, le persone sole, perché sentano nella comunità diocesana la presenza viva e consolante di Gesù che ama ogni persona. Noi ti preghiamo. E di tutti i nostri santi, tuoi servi e amici, per la loro preziosa intercessione, donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Ora con l'offerta dei ceri le parrocchie si pongono sotto il patrocinio di San Valentino. Parrocchia San Valentino. Parrocchia Sacro Cuore. Parrocchia San Francesco. Parrocchia San Salvatore. Parrocchia Santa Croce. Parrocchia San Pietro. Parrocchia Sant'Antonio, Parrocchia Santa Maria Assunta nella Cattedrale, Parrocchia Santa Maria Regina, Parrocchia San Lorenzo e Cristoforo, Parrocchia Santa Maria della Misericordia, Parrocchia San Giovanni Battista, Parrocchia Santa Maria del Carmelo, Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, Parrocchia dell'Immacolata Concezione, Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Nicolò in Collescicoli, Parrocchia San Michele Arcangelo in Stroncone, Parrocchia San Biagio in Coppe, Parrocchia San Pietro in Aguzzo, Parrocchia San Biagio in Vasciano, Parrocchia San Vincenzo in Finocchieto, Parrocchia Santa Maria Assunta in Configni, Parrocchia San Cassiano in Lugnola,
parrocchia San Giovanni Evangelista in Vacone, parrocchia San Salvatore in Rocchette, parrocchia Santa Maria del Colle in Piediluco, parrocchia San Gabriele, parrocchia San Paolo, parrocchia Santa Trinità e Santa Maria della Pace, parrocchia Sant'Andrea in Marmore, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, parrocchia Santa Maria Assunta in Papillo, parrocchia Santa Maria dell'Oro, parrocchia San Giovanni Bosco, parrocchia San Zenone Martire, parrocchia Santa Maria del Rigo, parrocchia Nostra Signora di Fatima, parrocchia San Matteo Apostolo, parrocchia di San Gemine, cappella dell'ospedale di Terni, cappella del cimitero di Terni. E ora il sindaco accende la lampada votiva e fa la preghiera di affidamento della città al Santo Patrono. Ricevi questa luce pasquale e accendi la lampada votiva al Santo Patrono della nostra città, San Valentino, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente. A nome di tutti i cittadini di Terni, da questo luogo, cuore della città e della diocesi di Terni, Narni, Amelia, rinnovo a te, San Valentino, la nostra devozione, accendendo la lampada votiva. Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti i ternani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigila, o nostro patrono, sulla nostra città e sul nostro popolo. Illumina gli amministratori di questa città, i governanti della nostra regione e veglia sulle sorti dell'Italia tutta. Guarda con tenerezza e benevolenza i bambini, i giovani, i fidanzati e le famiglie. Tutti siano allietati da un amore solido, serenità di animo, benessere materiale e spirituale. Sii conforto ai malati e agli anziani. Rafforza tra tutti i cittadini i vincoli di concordia, unità, solidarietà e fraternità. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo nel ricordo del Vescovo e Martire San Valentino ed effondi nei nostri cuori il tuo Santo Spirito perché possiamo testimoniare la forza e la grandezza del tuo amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio sparso in croce hai rinnovato il mondo intero e con la potenza del tuo Santo Spirito hai sostenuto i testimoni del Vangelo perché annunciassero il tuo regno di giustizia e di pace. Tra essi risplende il Santo Vescovo Valentino. Per la sua predicazione hai fatto conoscere il tuo nome alla nostra Chiesa, spronandola col suo martirio a vivere il Vangelo dell'amore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate mistero della fede. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Oh,
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
salvezza che abbiamo celebrato ci rafforzino nella fede, o Padre, perché sull'esempio di San Valentino, nostro patrono, possiamo testimoniare nella vita quotidiana l'insegnamento d'amore che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Diamo delle disposizioni per l'ordine della processione. Aprirà la processione la banda musicale, i costumanti, le chiarine e i tamburini apriranno la processione. Quindi prego di disporsi sul sagrato. Seguirà il servizio liturgico, il coro, le associazioni con i loro distintivi, le confraternite, i bambini delle case famiglia e del catechismo, i cavalieri del Santo Sepolcro, gli accoliti, i diaconi e i presbiteri. Intanto queste persone si dispongano.